Il Consiglio regionale ospita la conferenza stampa di presentazione della Turin Marathon, una cosa che facciamo con piacere perché questo appuntamento ormai 29ennale è un appuntamento fisso per gli sportivi, non solo italiani ma anche stranieri che vengono da tutte le parti del mondo a gareggiare nella nostra città, un'occasione in più per mostrare le bellezze di Torino e del Piemonte. Sono davvero tante le novità della 29esima edizione della Turin Marathon presentata il 4 settembre a Palazzo Lascaris. Cambiano la data, il percorso e la sede del centro maratona. La corsa si svolgerà domenica 4 ottobre, in anticipo di circa un mese rispetto alle precedenti edizioni, per diminuire i rischi di pioggia e di freddo. I 42 chilometri si snoderanno lungo un percorso veloce e pianeggiante, con partenza da Piazza San Carlo e arrivo in Piazza Castello, attraversando le principali aree verdi cittadine: il Valentino, le Vallere, Parco Ruffini, la Pellerina e Parco Dora. Il centro maratona, invece, sarà ospitato nel cortile di Palazzo dell'Arsenale. Per l'occasione, la prestigiosa sede della Scuola di Applicazione dell'Esercito sarà aperta alla cittadinanza. Con il vicepresidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, e il presidente di Turin Marathon, Luigi Cabrera, erano presenti gli assessori regionali al turismo e all'ambiente, Antonella Parigi e Alberto Valmaggia, il presidente della sesta commissione, Daniele Valle, e il colonnello Vincenzo Parinello, comandante del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. È ancora più torinese, sarà sempre più torinese grazie alla città e grazie ai vigili che dovranno essere circa 400 di servizio quel giorno. Facciamo una maratona finalmente quasi totalmente piatta, per cui sarà una maratona da grandi record. È una maratona che va a sublimare la storia, l'arte e i grandi monumenti di questa città e del territorio, quindi Moncalieri, Stupinigi e così via, e poi i parchi, i nostri grandissimi parchi, per celebrare quelli che sono i valori straordinari di questa città che poi non raccontiamo mai abbastanza. Quindi in questo caso il 4 di ottobre faremo un bel evento. Insieme alla Turin Marathon, il 4 ottobre verranno disputate anche la corsa amatoriale Stratorino su un percorso di 7,5 km e la Junior Marathon rivolta ai bambini fino a 12 anni.